Ed eccolo qui, Salvatore Pedalino, con questo caldo nel mese di luglio, il 3 luglio 2007, 2012, 3 luglio 2007 è il compleanno di mio figlio, mi ero un po' confuso. E intanto il signor Pedalino quest'oggi è super caricato, con questo mezzo potentissimo, questo Twin Spark. Guardate con quanta professionalità il signor Pedalino smonta queste borchie di questo veicolo. Il signor Pedalino anche con il caldo è un operatore incallito, indistruttibile, incorruttibile, nonché mio regista. Questo lo chiameremo Pedalino Twin Spark, questo video. Se no, trova bene? Con la maglia di Manoccio. Dovete notare che il signor Pedalino si presenta al lavoro con capi firmati perché la sua moglie lo tratta. Notate i particolari, guardate qua. Guardate qua. Neanche viene con la tuta, viene con maglie da 50 carte l'una. Perché lui fa una copertura. Ma io vado a lavorare Però, per lui viene a lavorare per... Ecco, finalmente ci ha svelato quest'altro arcano. Il signor Pedrino quest'oggi finalmente ci ha detto che è quel signor Cannizzaro che si reca in bagno. Eccolo qua, ha chiuso la porta. Vi faremo vedere quando esce le condizioni del signor Cannizzaro di quest'oggi. Tutto sudato, lo fermeremo per esce. Anche il signor Verosa. Signor Verosa è sempre caricatissimo, però lui, come vedete, non è sudato, hai visto? Mentre il signor Cannizzaro ha detto io vengo scomunicato tutto lo giorno. E chi se non mi capisce? Così ha detto. Eccolo. Notate i dettagli. Guardate, la differenza è lampante. Chi lavora e chi non lavora. Il signor Cannizzaro. Invece il signor Pedalino, ecco. Il 3 dell'Apocalisse. Questi sono filmati che difficilmente riescono così. A freddo. Ci sono minacce di che ci cacciano fuori, ma noi abbiamo già filmato. Ma torniamo dal nostro protagonista, il signor Pedalino. Chiudiamo questo video con un primo piano del signor Pedalino all'opera. Eccolo qua, guardate che personaggio. Unico, indissolubile. In realtà è un regista, lui viene qui per... è una copertura questo lavoro, ma è solo una copertura. Con il Twin Spark. Pedalino Twin Spark, eccolo qua.